Oggi siamo qui a Piazza Cairoli per attendere quella che sarà, diciamo, la sentenza del Consiglio di Stato in merito alle concessioni balneari. Infatti, quello che si deciderà è la libertà da parte, diciamo, degli amministratori comunali e municipali di agire o meno in contrasto con quella che è, con quelle che sono le norme nazionali e in linea con quella che sarebbe la legge europea, e quindi prevedere e provvedere alla decadenza delle concessioni lì dove possibile. Io sono la neo consigliera del Partito Democratico, sono stata già capogruppo nella scorsa amministrazione e per noi è fondamentale pensare ad un mare libero, ad un mare che non sia più alla mercé di pochi, che non sia più considerata proprietà privata, ma siamo per un mare libero, un mare fatto di spiagge libere, un mare libero dagli abusi creati negli anni, libero dal monopolio. E questo deve entrare un po' nella testa di molti. Non ci fermeremo finché non otterremo, ecco, quello che vogliamo e che pretendiamo per un mare che non è il mare di Ostia, ma è il mare della capitale, è il mare di Roma.